Sono Francesco Giano. Chi è stato il presidente della Repubblica più amato dagli italiani? Secondo i sondaggi, finora Sandro Pertini. Quello che qui esulta alla finale dei mondiali dell'82. Quello che improvvisa una partita a scopone con i giocatori tornando in aereo. Per la cronaca, perderà la partita, darà la colpa al compagno di squadra Dino Zoffo, ma nei mesi successivi farà schizzare alle stelle le vendite dei mazzi di carte in Italia. Sempre nello stesso periodo viene celebrato da Antonello Venditti in Sotto la pioggia e da Toto Cutugno nell'Italiano. Ogni volta che si parla di presidenza della Repubblica, tutti devono confrontarsi con la sua popolarità. Una vita epica, nasce vicino a Savona, a 19 anni si ritrova a combattere la prima guerra mondiale, pur essendovi contrario. Sopravvissuto, si laurea in giurisprudenza e si appassiona al socialismo. Nel 1925 il primo arresto per aver pubblicato dei materiali contro il fascismo. Al processo si rifiuta di aprire bocca, solo dopo la sentenza si mette a urlare: abbasso il fascismo, viva il socialismo. Alla caduta del regime fascista nel 1943, Pertini contribuì a ricostruire il Partito Socialista e fu tra i protagonisti della resistenza. Fu lui a organizzare l'insurrezione di Milano del 25 aprile ed ebbe un ruolo decisivo nella cattura ed eliminazione di Benito Mussolini. Fugge in Francia, organizza una radio clandestina, poi fa il partigiano. Dopo la guerra inizia la vita politica a Roma. C'è da dire che in Parlamento non è uno dei volti più influenti e popolari. La popolarità arriva con l'elezione al Quirinale. È il 1978, l'Italia è ancora sconvolta dal rapimento e l'uccisione di Aldo Moro. Pertini viene eletto inaspettatamente con l'82% dei consensi al 16° scrutinio e piano piano ridà autorevolezza a uno Stato in crisi. Con lui la figura del Presidente della Repubblica esce un po' dall'ombra e diventa un po' la figura del nonno, quello vicino al popolo, emozionale, spontaneo e anticipatore della lunga stagione della politica spettacolo. Ancora oggi è popolarissimo in rete. A riportarlo in auge sono stati soprattutto Beppe Grillo e il Movimento 5 Stelle. Alla ricerca di un pantheon che incarnasse i valori della coerenza politica e dell'onestà, Grillo iniziò a raccontarlo sul suo blog e a usarlo come metro di misura per attaccare i politici odierni. Su Facebook è protagonista di almeno 5 pagine con le sue frasi, come Jim Morrison. La più famosa è: quando un governo non fa ciò che vuole il popolo, va cacciato via con mazze e pietre. Non l'ha mai detto, proprio lui che le mazze e le pietre le aveva subite dai fascisti. Il suo volto diventa un simbolo al punto che qualcuno decide di metterlo su delle tazzine da vendere su Amazon a 16 euro l'una. Ecco, Pertini forse avrebbe mal sopportato di diventare un santino. Era un presenzialista, come quando si precipitò davanti al pozzo di Vermicino dove era caduto il piccolo Anfredino Rampi, nella prima grande diretta televisiva italiana, o come quando andò nell'Irpinia terremotata. Io ricordo anche queste scene di una bambina che mi si avvicinata, disperata. Era mediamente irascibile e non era immune a gesti grandiosi, come quando spedì un elicottero dei carabinieri per andare a prendere a Cortina la sindaca di San Francisco, sua amica, o come quando se ne andava in vacanza in Val Gardena con un DC-9 dell'aeronautica militare. Era un uomo imperfetto, avrebbe mal sopportato a ritrovarsi meme dell'uomo perfetto e un po' santino, proprio perché lui, da persona vera che non aveva bisogno di ostentare, diceva: e i giovani non hanno bisogno di prediche. I giovani hanno bisogno, da parte degli anziani, di esempi di onestà, di coerenza e di altruismo.